Bella a tutti ragazzi, qua è Phoenix, benvenuti in questo nuovo video. Avrete letto dal titolo che è uno spacchettamento un po' a caso. Ho comprato queste bustine, un po' a caso, due di Pokémon, due di Yu-Gi-Oh, uno della Merch Attacks. E le aprirò, Alice, mia sorella, aprirà queste due e io aprirò queste tre. Iniziamo da quelle di Yu-Gi-Oh. Anzi no, sì, da Yu-Gi-Oh. No, inizio prima io. Allora, lui aprirà quelle due di Pokémon e una di Yu-Gi-Oh. Dinofoschia Brachion. Vabbè, uguale, vediamo direttamente se ho trovato qualcosa. Latina Cosmo. Com'era? Questa era... Oddio, non mi ricordo più. Ultra rara. E qualche... Oh, bello, sincro, mi interessa un pochino. Ok, subito alla prima bustina. Ottimo. Okay. Ora, inquadriamo qui. È inquadrato. Sì, aspettate, rifaccio vedere il pacchetto che magari non si è visto bene. Se vi serve qualche carta ditemelo. So che sono messo veloce, ma prima o poi farò vedere tutta la mia collezione, tranquilli. Non so se si vede. Tranquilla. Almeno decide se si vede o non si vede. Ecco, non so aprire i pacchetti, se mi ha piegato le carte la meno. Oh. Allora, lei ha aperto. Ci metti la mano davanti, è per questo che le volevo aprire io all'inizio. E Alice non ha trovato. Oh no, invece sì, truppe volanti Cosmo, un'altra Cosmo super. Però io l'ho trovata ultra, rosica. Oh, due bustine Yugi, due olografiche. Io aprirei. No, prima ci dobbiamo lasciare. No, la Champions alla fine, oh, alla Champions. Non sono vero, non mi ricordo. No, perché non sei capace. Carta codice 1, 2, 3. Perché hai fatto questa cosa? Perché sì. Dugong. Carino. Cucchiaio piegato. Oddio, non si vedono. Scusate, queste due ho trovato adesso. Dugong, cucchiaio piegato. Lodred. Solosis. Binacol. Riolu che già avevo. Vincino. Wishmur. Miau, e la rara è un Reuniclus che già avevo. Yeah. Bel pacchetto di schifo. Posso aprirlo? No. T'ho detto di no. Io voglio trovare. Mentre che io facciamo vedere il libro. Sì, mia sorella si è comprata il libro di Pokémon Go. Anche se non voglio neanche mai scaricarmi nella vita Pokémon Go, ma dettaglio. Ok, ragazzi. Diglett. Sì, ho sentito qualcosa di strano. Oddio. Ce l'avevo su Pokémon Snekin. Dirli. Oddio! Pupitar! Shana! Altaria EX Full Art! Carino! Non notate le mie reazioni di merda, però vabbè. Sì, per carità non ci riesce niente. E ora abbiamo il pacchetto della Champions! Saprò io perché non ho fatto un cazzo. Cioè, ho fatto... Ma raga, non ci credo! Altaria EX Full Art! Cioè, guardate! Che roba! Vabbè, lì se troviamo qualcosa di olografico non vale niente. È questa. Sì, lo sanno qual è la... Ah, no, è vero, non l'ho mai portata sul canale. Aspetta, ora che ci penso neanche Pokémon. Ah. Però ce l'ho le carte buone, okay, di Pokémon. Ops. Vedo una che sbrilluccica. Sì, sì, in ogni pacchetto. Cos'è? Questa, non questa è uno schifo. Se qualcuno interessa, a te. Vi regalo il codice. Tanto io non ci faccio niente. Che l'hanno messo un po' a cazzo. Aspetta, metti a fuoco. Metti a fuoco. Vabbè, ve lo diciamo voi. Anzi, vabbè, no, niente, sti cacchi. Se siete riusciti a leggere bene. Aspetta, ma quelle brillanti. Yeah. Quelle brillanti giù. Okay. Dio santo. Ho trovato Costa. Aspetta. Non quello vero. Fortunes. O come si per. No, che cazzo. Aspetta. Fortunis. Samaris. Mitrovic. Fammi vedere le due carte. Allora, quella più bella la faccio vedere io. Oddio, ci ho visto che attaccante. Questo è Pjanic. Bam. Allora, chiedi gli occhi. Ok. Gli occhi. Ho paura. Avri. Messi! Messi Club 100! L'unica Club 100 che ho! Ma non male che tu dici sempre... Regà, 101 attacco, 101 difesa! Ma c'è scritto Giacomo, che faccio valgono i giocatori. Sì, Giacomo, se mi senti, rosica, te lo apro in due se mi provi a parare con Neuer. E zitto, che sto amico mio si è messo a fantastica, ha trovato Neuer Club 100 e ho trovato Messi.
trovato Messi, ho trovato! O meglio, l'avrebbe trovato mia sorella, però i pacchetti li ho comprati io, quindi... Adesso tocca al libro. Sì, ha voluto comprare anche questo libro. Tanto questa, guardate, è carina la mia postazione con... Boh, un totem a caso. Ecco, ragazzi. Questo qua però io l'ho comprato io, la cosa del sole planetario, diciamo. Pokémon Go, Pokémania, con tutto il Pokédex della prima gen. Sì, non notate Pac-Man qua, però vabbè. Io non sono un fanatico di più, cioè io ho iniziato da bambino che già avevo una squadra a livello 100 con nero e bianco. E mi sta insegnando anche a... Per chi non lo sapesse, questo libro è molto utile perché, ad esempio, ora apro una pagina figa. Per le persone come me che non sanno niente. Allora... Non voglio vedere i Pikachu. Va bene, ti mando a toccare a calci. Allora, qui abbiamo Executor. Qui, oltre alle immagini, i dati e che te pare, a parte che c'è anche il nome in giapponese, è una cosa fighissima, cioè, dove catturarlo? Non mette a fuoco. Sì, lo so, perché è stupido. Non è il focus automatico. Alice, sta macchinetta è avanti Cristo, quindi ringrazia che non è esplosa ancora. Vabbè, sì. CP massimi, le mosse che può avere. E cioè, ad esempio, dice la difesa. Ad esempio, a chi può interessare, questo Executor si può trovare in zone erbose come i giardini e i parchi ed ha un CP massimo di 2955, che non è male, credo, perché non sono un espertissimo. Comunque, ragazzi, full art. È mia però. Vabbè. Vabbè, qua da Phoenix è tutto. Ciao.